Il territorio degli Stati Uniti comprende gran parte dell'America settentrionale. Fanno parte degli Stati Uniti il territorio dell'Alaska e le isole Hawaii nel Pacifico. A ovest ci sono le catene montuose della Sierra Nevada e delle Montagne Rocciose. A est si innalzano i Monti Appalachi. Nelle grandi pianure si trova il bacino del fiume Mississippi e del suo affluente Missouri, che con oltre 3 milioni di chilometri quadrati è il terzo al mondo. I Grandi Laghi, condivisi con il Canada, sono la più vasta estensione di acqua dolce del mondo. Le isole più importanti sono le Hawaii, il cui arcipelago è formato da 7 isole principali di origine vulcanica e da un centinaio di atolli. A nord il clima è continentale freddo. Sulla costa atlantica è temperato caldo, fino a divenire tropicale verso sud. A ovest le aree interne sono aride, mentre le coste del Pacifico hanno un clima mediterraneo. La popolazione non è distribuita in maniera omogenea. Alle grandi metropoli e alle fasce costiere sovraffollate si contrappongono vaste aree interne quasi disabitate. La capitale, Washington, è caratterizzata da architetture classicheggianti come il Campidoglio, sede del Congresso. New York è il simbolo degli Stati Uniti d'America e della loro potenza politica, culturale ed economica. San Francisco, fondata dagli spagnoli nel 1776, rimase sotto il Messico fino al 1848. Edificata su 43 colline, presenta un susseguirsi di salite e discese. Los Angeles fu fondata nel 1781 da coloni messicani. E Hollywood è la capitale dell'industria cinematografica americana. Chicago è un importante centro commerciale e finanziario. Tra i suoi luoghi di interesse ci sono il Millennium Park, un centro d'arte, musica e architettura, e la Sears Tower. Gli Stati Uniti sono i maggiori produttori mondiali di cereali e i secondi di agrumi e cotone. Sono importanti anche gli allevamenti di bovini e suini. Il paese è ai primi posti mondiali per la produzione di carbone, gas naturale, rame, oro e petrolio. Sono molto avanzati i settori ad alta tecnologia come l'informatica, l'aerospaziale, l'elettronico e le telecomunicazioni. New York, dove si trova la borsa di Wall Street, è il cuore del sistema finanziario mondiale. Gli Stati Uniti sono uno dei principali paesi turistici del mondo. Il Museum of the American Indian di Washington è il centro culturale che si occupa di studiare e preservare la cultura dei nativi nordamericani. Boston, considerata la più europea delle città americane per cultura e architettura, conserva molti ricordi del XVIII secolo. Molte opere di architettura e ingegneria sono divenute vere e proprie icone degli USA. Gli Stati Uniti ospitano alcuni importanti musei, come il Guggenheim Museum, il MoMA e il Metropolitan Museum of Art di New York.